parte. Sandro, cosa dici? No, ricordo che la prima conferenza stampa che abbiamo fatto, l'abbiamo fatta in questo spazio dove ancora il bar non c'era, era il 2007 e vi stavamo raccontando di come avremmo voluto impostare la nostra attività in Italia. C'era ancora Barbara Salve a raccontarlo. Lo so, gliel'ho alzata apposta. Va bene, sono molto contento oggi, prima di parlare di Chicago, che è un po' lo spettacolo del quale parleremo oggi, mi piacerebbe fare con voi un velocissimo excursus di quello che è stato il progetto Stage da quel 2007, perché sono veramente passati tanti anni e devo dire, noi avevamo obiettivi che si sono modificati nel tempo, ovvero noi siamo entrati in Italia nel 2007 con l'idea di fare dell'Italia un mercato del musical come quello degli Stati Uniti o come quello londinese, quindi con ambizioni di fare le produzioni replica, ovvero investimenti milionari in grandi produzioni come quelle che vengono realizzate negli Stati Uniti e in Inghilterra. Siamo partiti con questa ambizione, abbiamo speso un sacco di milioni nei primi tre anni con diversi effetti positivi. Gli effetti positivi che abbiamo avuto sono stati certamente quello di aprire un mercato, ovvero abbiamo portato il musical di qualità, ovvero investimenti milionari in produzioni che in Italia non si erano mai viste. Ci siamo anche resi conto che l'Italia è diversa da tutti gli altri paesi e quindi abbiamo iniziato a ragionare anche sulle economie che questi spettacoli generavano, profondamente diverse rispetto alle economie che generano in altri paesi europei e negli Stati Uniti e in Inghilterra. Così ci siamo chiesti qual era la chiave di qualità che Stage in Italia voleva dare ai propri spettacoli e ci siamo resi conto che i grandi costi che venivano da Bella e la Bestia, da Mamma Mia, da il primo Sister Act che noi abbiamo realizzato, era il team creativo, ovvero il team di persone che costruisce artisticamente lo spettacolo, quindi dalla regia al disegno suono, luci, ai coreografi, ai set designer, venivano tutti dagli Stati Uniti o dall'estero, con spese per venire a fare le vacanze in Italia, l'allestimento degli spettacoli in Italia, incredibili, e con tutti i fornitori che in qualche modo venivano da altri paesi e non dall'Italia. Allora, quello che abbiamo provato a fare, e devo dire a distanza di 15 anni siamo riusciti a fare, con grande orgoglio lo dico, abbiamo localizzato i nostri team creativi, perché abbiamo in Italia dei talenti straordinari, è vero? Talenti straordinari che dovevano semplicemente essere valorizzati, ovvero utilizzare i creativi del nostro paese e i fornitori del nostro paese. E quindi abbiamo deciso di smettere di voler fare uno spettacolo replica, la copia di quello che c'è negli Stati Uniti, ma dare libero sfogo alle nostre creatività, fare allestimenti non replica, utilizzare creativi locali e fare lo sviluppo che ci ha dato i grandi successi degli ultimi anni. Questo modello e questo bilanciamento siamo riusciti a trovarlo, perché da Singing in the Rain a Pretty Woman a Sister Act sono stati gli spettacoli più venduti in Italia e, cosa non banale, cosa che non viene condivisa e riportata spesso dai miei colleghi produttori, sono spettacoli che non solo si ripagano, ma generano profitto per l'azienda, perché parlare di cultura e parlare di sostenibilità economica può essere fatta nella stessa frase, ovvero la cultura deve poter essere economicamente sostenibile, e quello che noi stiamo provando a fare con i nostri spettacoli è mettere in scena prodotti di grande qualità artistica in grado di pagarsi e in grado anche di generare un utile per gli investitori, per chi mette i soldi, che è esattamente il modello che c'è negli Stati Uniti e in Inghilterra. Ultimo pezzo, che è per
però fondamentale è la scelta del titolo, come noi nel corso degli anni abbiamo scelto i titoli. All'inizio, vi dico la verità, l'entusiasmo del produttore era meno guidato dal mercato e più guidato dalla pancia, ovvero fare La Bella e la Bestia di Disney e partire con uno spettacolo straordinario come quello ci piaceva. Non è che abbiamo fatto un'indagine di mercato per chiedere se le persone volessero davvero vedere quel titolo. Nel corso del tempo ci siamo accorti che affidarsi solo alla pancia non va bene e bisogna chiedere ai propri spettatori che cosa intendano vedere in scena. Ed è il modello che abbiamo, quindi non vi racconto niente di nuovo in questo senso, è il modello che abbiamo utilizzato negli ultimi anni. Ovvero negli ultimi anni abbiamo chiesto a diverse decine di migliaia di spettatori che hanno consentito ovviamente ad essere intervistati, che tipo di spettacolo e che tipo di titolo volessero vedere in scena. E qua arrivo a una domanda che mi è spesso stata rivolta da Sandro diverse volte. Così questa volta non posso. Così non me la me ne fa un'altra. Allora la domanda è: ma sì, però continuate a portare Flashdance, Dirty Dancing, Pretty Woman, Sister, sono titoli noti, sono film molto noti degli anni Ottanta, ma perché non portate, non so, I Miserabili? Ma perché non portate Hamilton? E la risposta è facile quanto un po', insomma, non è bellissimo per un produttore, però perché le persone non comprerebbero i biglietti. Allora, io ammiro chi ha la forza di dire porto in scena Il Fantasma dell'Opera, bello. Noi abbiamo testato il titolo tante volte e purtroppo il risultato che ne è uscito è un risultato che non ci dava quella confidenza per poter dire facciamo un investimento e iniziamo a lavorare su questo titolo. Purtroppo, volendo tenere insieme la parte economica con la parte artistica, bisogna rispondere anche un po' alle regole del mercato. Quindi, ulteriore elemento è la ricerca di mercato. Ricerca di mercato che elenca una serie di titoli possibili. Dico titoli possibili perché, per dire, Il Re Leone è un titolo impossibile, perché Disney non dà licenze se non di prima classe, replica, per realizzare lo spettacolo. Quindi è inutile che io chieda al pubblico se vuole vedere Il Re Leone, perché tanto non glielo posso dare. Perché o investo 6-7 milioni in preproduzione e poi mezzo milione a settimana, oppure non riesco a farlo. E allora do un elenco di titoli che sono possibili. Il risultato di questa ricerca porta in scena gli spettacoli che avete visto negli ultimi 4-5 anni, con la sospensione, diciamo, del periodo Covid. Ed è anche il primo motivo per il quale noi abbiamo scelto Chicago. Chicago è risultato al primo posto dell'ultima ricerca di mercato, delle ultime due in realtà ricerche di mercato che noi abbiamo fatto, con una differenza rispetto ai titoli precedenti, ovvero, pur essendo primo, il livello di quelli che fanno la statistica chiamano la familiarità con il titolo è risultata più bassa rispetto agli altri spettacoli. Cosa vuol dire? Vuol dire che le persone in media, rispetto agli ultimi spettacoli che noi abbiamo portato in scena, conoscono meno la storia, conoscono meno il film. E da qua arrivo a parlarvi delle scelte artistiche che per la prima volta abbiamo deciso di fare su quest'anno. Ovvero, per riuscire ad alzare la familiarità del titolo, una delle strade possibili è associare al titolo volti noti. E quindi quest'anno ho due sorprese. Allora, Chiara non è una sorpresa, ma una garanzia da un punto di vista registico, nel senso che è con noi da quando ha fatto la leading lady donna di Mamma Mia, ormai 13 anni fa, e poi è rimasta con noi come regista per moltissimi anni ed è stata, diciamo, la protagonista dei grandi successi artistici che abbiamo avuto in questi anni. La novità di quest'anno è che Chiara non sarà solo alla regia, ma avrà anche un ruolo all'interno dello spettacolo e sarà Mama Morton. E quindi io di questo sono molto molto contento.
L'altra novità è rappresentata da Stefania. Stefania Rocca, che, con la quale io e Chiara avevamo parlato pre-Covid per assegnare a lei il ruolo di Velma, e questo per un motivo che non è solo legato alla familiarità del titolo, perché il ruolo di Velma è un ruolo che è molto più focalizzato sulla dimensione attoriale che non su il cantato o il ballato, e quindi abbiamo deciso di scegliere una grande artista come Stefania per questo ruolo. E devo dire che il grande vantaggio che noi abbiamo avuto con la pausa del Covid è stato quello che con Stefania abbiamo anche fatto una produzione, la produzione di un altro spettacolo che molti di voi hanno visto, che è La madre di Eva, e questa produzione ci ha dato modo di conoscere Stefania anche da un punto di vista professionale, dietro le quinte, e con tutta la passione che lei ha messo in questo spettacolo. Quindi diciamo che la scelta è stata ancora più facile per noi. Quindi due star nello spettacolo per aiutare la familiarità, e questo vi devo dire, e poi passo la parola a... Sto parlando troppo? No, che sono star, mi fa impressione. Siete due star. Mi hai fatto perdere. L'ho appena detto, sono anziano, scrivo tutto, poi non leggo. Non ricordo più che cosa volevo dire. Stefania, pre-Covid, abbiamo il tempo. Abbiamo fatto questa scelta. Le due star, no, ecco, sì, ecco, mi sono ritrovato. E l'idea era quella di alzare la familiarità con le due star. In realtà noi abbiamo aperto le vendite quando abbiamo aperto i casting per Chicago, e la grande sorpresa positiva che abbiamo avuto è che noi oggi abbiamo venduto molti più biglietti di quanti non ne avessimo venduti nello stesso periodo per Pretty Woman e Sister Act, quando ancora il cast non era stato annunciato. E adesso bisogna capire se servono ancora. Va bene, a questo punto io mi siedo e passerei la parola a Chiara. Sì, buongiorno a tutti, benvenuti. Sono qui per presentarvi il cast di Chicago, per avere l'occasione di salutarvi, guardarvi negli occhi. Mi alzo. Così, detto così. Tanto ci sentiamo. Ci sentiamo? No, dai, non serve che ritorno. Allora, intanto vi presento una cosa molto importante, nel senso che quest'oggi è presente solo una parte del cast e la produzione. Mancano le altre figure che compongono questo magnifico quadro, speriamo magnifico. Le coreografie di Franco Miseria, a cui io tengo molto. E Franco non aveva mai lavorato con noi, e quindi è la prima volta, e sono molto orgogliosa di avere un personaggio che ha un passato così importante per le coreografie. Matteo non ha omesso, l'ha detto, ma lo spettacolo è uno spettacolo non replica, quindi non si può fare niente di quello che è già stato fatto. Quindi lo spettacolo avrà varie location, cambi di costume. Non sarà, come vi ricordate, bianco e nero con l'orchestra sul palco. Ci saranno molte... Io lo sto pensando come un film, ecco, perché Chicago un po' ti porta a quello. Mi intimorisce, non lo nego. Mi intimorisce anche il fatto che devo stare in scena, ma durante le prove ci sarà una persona che farà me, perché altrimenti la vedo Mario. Allora, quindi ci saranno cambi di situazione, cambi di costume, montaggio molto veloce, frenetico, ma sempre molto pop, popolare, che è quello che mi contraddistingue. Allora, vi dico un po' chi siamo, perché è importante dirlo. Appunto, il primo è Franco Miseria, per le coreografie, la direzione musicale di Andrea Calanderini, Aridaie, insomma, diciamo che sono negli ultimi spettacoli, siamo il gruppo, siamo noi,
il gruppo, la new entry è soltanto Franco questa volta. Quindi le scene di Lele Moreschi, i costumi di Ivan Stefanutti, il disegno fonico di Armando Vertullo, il disegno luci Francesco Vignati, traduzione e adattamento ai versi italiani Giorgio Calabrese, perché noi manteniamo la versione che era stata fatta. Splendida. 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 Aggiusterò solo poche cose se me lo consente. Allora, la sono in fase. La più bella versione in assoluto di tutta la storia del musical italiano. Devo dire sì, è molto bella, anche per quello abbiamo cercato di mantenerla, ovviamente qualcosina solo la dobbiamo cambiare, perché in quest'epoca nervosa e veloce, 13 anni sono 13 anni, si sentono. Allora, costumi, ho detto tutto, rutilante, l'ho detto rutilante? No. Rutilante, sarà rutilante. Vi dico il resto del cast. Accanto a me c'è Brian Boccuni, che sarà Billy Flynn. In tutto il suo splendore. Bravo. Però vogliamo dire anche di Roxy, perché ci manca Roxy qui. La nostra Roxy sarà Giulia Sol. Scelta un po' strana, vero la mia? Ma sono matta, sono fatta così. Allora, sì, sarà nostra Giulia Sol, abbiamo un contributo di Giulia Sol? Abbiamo un contributo di Giulia Sol? Sì. Cioè, ce l'abbiamo. Lo vediamo? L'ho visto, non so se... Vediamolo, so presto. Se tecnicamente... dove lo vediamo? Là. C'è un video. Ciao a tutti, sono Giulia Sol e sono onorata di potervi finalmente dire che sarò Roxy in questa nuova produzione di Chicago, del Teatro Nazionale, e come potete vedere sono vestita, truccata, pronta per andare in scena nel mio camerino, immersa da qualche parte nei mari del nord, e quindi purtroppo non posso essere con voi oggi, però ci tenevo a mandarvi questo messaggio perché Chicago occupa uno spazio speciale nel mio cuore, perché fu il primo spettacolo che vidi quando ero piccolina a Londra, e poterne far parte per me è incredibile ed è un sogno che si realizza. In questo cast eccezionale poi sarà bellissimo, non vedo l'ora di iniziare e ci vediamo al Nazionale. Perfetto, bravissima, scacchiosa, dici vediamo al Nazionale, ho scelto Giulia Sol perché se l'è guadagnato. Posso dire questo? Ha fatto un'audizione, lo voleva talmente tanto che si è spaccata in 20 e io l'ho scelta. Parliamo degli altri. Amos, il marito di Roxy, Christian Rhodes. Le sue camicie, Christian, Brian ha già lavorato con me, ha fatto Balliamo sul Mondo, quello dell'Iga. Christian ha fatto con me Pretty Woman, ma c'è una new entry che non aveva mai fatto niente con me, che è Luca Giacomelli Ferrarini, Mary Sancia. Colla di Giulia Sol, perché Luca Giacomelli è stato preso nel cast? Perché se l'è guadagnato. Ha fatto un'audizione, ci ha spettinati tutti, una messa in piega, una permanente e anche uno schiarente. Io non ho mai sentito un uomo cantare così nella mia vita, questo ve lo devo dire, perché è una cosa straordinaria. Quindi insieme a noi abbiamo anche Camilla Esposito, mia ex allieva del MAM, che è la nostra Accademia del Musical qui presente al Teatro Nazionale, e Veronica Barchielli, anche lei mia ex allieva. Solo loro due, ben inteso, sono mia ex allieva. Però nei cast di solito cerco almeno di chi se lo guadagna di tenere uno dei miei allievi. Manca da fare tutto. In realtà davanti a me c'è una montagna, però bella, mi piace scalare, mi piacciono le sfide. L'unico piccolo neo è che dovrò fare anche l'attrice, però diciamo che ho una certa esperienza lì, sarò completamente diversa da come mi vedete, sarò proprio trasformata. E parlate bene di Chicago. Perché deve ingrassare 20 kg. No, non lo devi dire. 20 kg, ma davvero, 20 kg veri. Deve mi mettere. Immagino un po' una donna cannone, ecco, perché questo è uno spettacolo ambientato in un circo. È questa la mia idea.
Chicago è così presente nel nostro tempo e così vivo perché purtroppo siamo in un momento storico dove chi la fa peggio, la notizia diventa virale e lì è un po' il circo degli orrori, no? Non è una metafora sottile, intellettualistica, cioè è una metafora nuda e cruda e molto chiara. Quindi forse ci saranno pagliacci nella conferenza stampa, domatori, uomini travestiti da donna, donne cannone, un presentatore. Sarà una cosa un po', ma non difficile, eh? Non è né bianco e nero né niente, è coloratissimo, bello vivo, però circense. Vi ringrazio, vi aspetto a teatro. Ci vediamo. E passerò adesso la parola a Stefania. Inizio benissimo, no? Io che dire, sono più intimorita di Chiara, però sono molto contenta, ho accettato con grande piacere questa sfida, perché secondo me io sono un amante dei musical, ci ho provato anche nel passato, Irma la dolce, eccetera, però era tanti anni che non mi buttavo nel musical e devo dire che avere una presenza femminile come Chiara mi ha dato molta forza. Perché anche la storia è legata alle donne, alla solidarietà, alla voglia di combattere per i diritti, quindi insomma tutto un insieme di cose che mi ha portato a dire sì. E adesso ci provo, sto mettendomi a lavorare, sto riprendendo il canto, la danza, e ci vediamo a ottobre. Sono immensamente intanto emozionato e onorato di essere di nuovo qui e, perché ero già stato appunto in Balliamo sul Mondo, ritornare al Nazionale è meraviglioso. Ma sei più grato a me o più grato a lei? A entrambi. e sarà soprattutto una bella sfida lavorare con Chiara in questo Chicago, perché appunto immaginandolo come un circo anche mediatico, no? Mi spaventa anche un po' questo Billy Flynn, perché in realtà alla giustizia ci tengo molto e lui, essendo un affabulatore, insomma, ecco, non so quanto in realtà sia vicino a me questa caratteristica della giustizia, ma lui deve arrivare all'obiettivo e quello io ce l'ho. Quindi io Brian, io Billy Flynn, sarà molto interessante. Quindi che dire, sono veramente felicissimo, vi aspettiamo a teatro. Poi sarà un cast di tanti amici, quindi insomma sarà veramente bello fare questo Chicago. Ci vediamo al Nazionale. Grazie. Eccomi, allora che dire, io sono un po', come dire, ho la mia età, un veterano dello spettacolo, del musical, però un'operazione come Chicago è davvero unica in Italia e in questi tempi dove davvero si fa un grande parlare di social, di mass media, è importante parlarne nella maniera giusta e secondo me il messaggio di Chicago e quello che verrà fuori proprio dall'idea di Chiara è il messaggio corretto per questi tempi, cioè che queste telecamere vanno utilizzate nel modo giusto, in maniera giusta. Purtroppo Chicago è uno spettacolo dove tutti i personaggi, non c'è neanche un personaggio positivo. Siamo tutti schiavi di questo apparire davanti alle telecamere e questa cosa deve essere raccontata, è giusto che la si racconti, perché soprattutto le persone giovani che ci verranno a vedere magari potranno avere un'illuminazione da questo spettacolo, senza neanche dire poi che le musiche sono delle musiche stupende di Kander e Neb, che sono degli storici dello spettacolo del teatro musicale, quindi noi non possiamo che portarci sul groppone questa bella responsabilità di cantare questi pezzi incredibili. Cellophane è proprio uno di quelli. Grazie! Faccio una canzone. Allora, no. Sono grato e felice di partecipare a questo spettacolo che sarà sicuramente incredibile. Anche questa rilettura in questa chiave circense mi incuriosisce tantissimo e sono certo che sarà
estremamente, come dice Chiara, colorata e pop, che è la cosa che serve per donare una nuova luce a questo spettacolo che è tra i più famosi che abbiamo al mondo. Io sono felicissimo di interpretare questo ruolo con una vocalità che ho sempre studiato ma mai poi approfondito, no? Con un pubblico in realtà, e quindi per me è veramente, se posso dire una cosa personale, per me è un onore ed è anche un po' un segno, perché sarà questa Mary Sunshine, per me sarà un omaggio a mia madre, che quest'anno ricorreranno i 10 anni dalla sua scomparsa, e le cose non capitano per caso. Grazie, grazie mille, ci vediamo al Nazionale ovviamente. Grazie. No, vi volevo dire che comunque io non faccio un musical da Mamma Mia. Ecco, io ho fatto solo prosa come attrice, poca. E quindi sarò ancora in grado? Grazie. Se si è, allora hai scelto questa sfida? Per quello che ha detto lui prima. Il motivo è legato proprio a... È colpa di Matteo. È colpa mia, ovviamente. Ma io lascerei spazio alle domande, sì, se sì, ne avete. Sì. Magari Sandro ne ha qualcuno. Sì, non riesce. Allora, non so se mi sentite perché non ho una voce. Allora, volevo chiedere a Chiara, l'avrei chiesto, naturalmente, ecco, ricomincio da capo. Franco Miseria che non è qui, l'avrei chiesto volentieri anche a lui. Naturalmente Chicago vuol dire Bob Fosse. Allora, quel tipo di coreografia è un linguaggio, è ben oltre la coreografia, e ha segnato fortemente l'immagine e l'immaginario di Chicago. Confrontarsi con Chicago oggi, cosa vuol dire? Prendere le distanze da Bob Fosse? No, perché ho scelto appunto Franco perché è totalmente devoto a Fossi, conosce completamente il lavoro di Fossi. Chiaramente non lo può replicare perché è vietato dalla legge, quindi non si può fare. Franco, con me cercheremo di trovare una strada in cui la coreografia sia sostegno, descrizione, anche didascalia, se vuoi. Penso che Franco sia la persona più rispettosa di Bob Fosse che ci sia sulla faccia della terra. È proprio quasi un allievo, un seguace, un discepolo. Quindi anche lui è intimorito, eh? Qui siamo tutti intimoriti. Però cercheremo di dare il massimo, insomma, di scegliere la nostra umilmente strada, con grande rispetto. Ti ho chiamato in causa troppe volte. Una domanda a te, Matteo, scusa. A questo punto, quanto possiamo capire, il tipo di diritti che avete preso non sono di prima classe, ed è questo che comporta il fatto che avete più libertà di movimento? Assolutamente, okay. È proprio questo, ma ti devo dire, tutti gli ultimi diritti che noi stiamo prendendo sono tutti diritti non replica, e quindi siamo molto più flessibili e possiamo dare spazio ai nostri creativi di esprimersi nel modo migliore. E devo dire che da un punto di vista di risultati degli ultimi 3 spettacoli fatti, questa scelta ci dà ragione, perché il pubblico è contento, il risultato artistico che abbiamo visto in scena è stato apprezzato, diciamo in linea generale, è stato apprezzato dalla critica, dal pubblico sicuramente, sono rientrati gli investimenti fatti, anzi gli spettacoli ci hanno fatto guadagnare, quindi direi che questo modello funziona. Invece a Chiara ho 2 domande per Chiara. Una di tipo attoriale, o perlomeno di musicale, perché Mamma Morton, se non ricordo male, ha una tonalità prevista per contralto. Sì. E non mi pare che tu abbia una voce da contralto. L'ho già provato le canzoni, le canto benissimo. Va bene. E la cosa mi fa molto piacere, quindi hai dovuto adattare in qualche maniera. No.
Perché okay. Sono originale, probabilmente in quella di Mamma Morto l'ultima nota sarà alta invece che in basso. Pure io avevo questo pensiero all'inizio. Seconda cosa, volevo capire, visto che parli di spettacolo cinematografico, volevo chiederti se hai presente, se hai tenuto presente, se terrai presente la prima versione cinematografica che precedeva il musical Chicago, mi riferisco a Roxy Hart con, sì, con Ginger Rogers. Se l'avevi vista, se sì, avevi preso spunti di ispirazione, se in qualche maniera quell'idea originale poi rientra anche nel tuo spettacolo. Ma nel momento in cui sei in una fase di informazione su uno spettacolo e vai a vedere, anche se tu consciamente non stai rubando, tra virgolette, dentro di te si formano dei layers e tu tieni conto anche non credendo di tenerne conto. Quindi tutto quello che ho visto, tutte le persone con cui ho parlato, ho avuto la fortuna anche di vedere Chicago nel West End, ho parlato con Saverio, ho parlato con tantissime persone che hanno esperienza di questo spettacolo. Poi è chiaro che uscirà fuori la mia, il mio sogno, ma io invece sono una che si ispira molto, se vogliamo chiamarlo ispirarsi, cioè prendo molto, non me ne vergogno, le cose belle vanno usate, vanno continuate, devono essere continuate a portare avanti, capito? Quindi mi è servito molto, insomma, informarmi. Poi a un certo punto però devi smettere. Sì. Bene. Pronto? Musica, musica in scena, dal vivo o registrata? No, scusate, per chi non mi ha visto, sì, musica non dal vivo. Scusa, per quanto tempo contate a questo punto di rimanere in scena? In realtà quest'anno facciamo un'operazione che è la prima volta che realizziamo sulla scia dell'entusiasmo dei successi degli ultimi 3 anni, nel senso che faremo la residenza milanese più il tour tutta in una stagione, e quindi abbiamo previsto di fare 140 repliche a partire dal 5 di ottobre a Milano per poi girare in tutta Italia, quindi insomma. Ma a Milano per fino a quando? Andremo in due turni, faremo una prima parte, Roby mi deve aiutare perché non me lo ricordo, un mese e mezzo la prima parte mi pare. È forse scritto. Il 5 ottobre al 29 ottobre, la prima parte, con allestimento qui al Teatro Nazionale, quindi andiamo in tournée, torniamo a Milano dal 13 dicembre. Il burattino. Fino al 28 gennaio. Comunque sono 3 mesi di residenza qua e 3 mesi di tour. È lungo, eh? No, è un anche questo vi deve dare la misura di della confidenza che abbiamo nel realizzare questo spettacolo e di come bene siano andati gli spettacoli precedenti. Adesso non ci sono altri produttori in Italia che fanno 140 date di uno stesso spettacolo. Ha chiesto una cosa che da... Allora, no, chiedevo il tuo semplicemente se ci sono degli stop lunghi, che ne so, su grandi città. No, lunghi Valeria c'è, cioè, ma al massimo una settimana. Due, abbiamo forse Roma 10 giorni o no, 2 settimane. Ecco, a questo punto se ci raccontate un pochino della scenografia, perché evidentemente è impacchettabile e rapidamente trasferibile. È stata pensata per il tour? Ovviamente credo. Scusate, faccio una piccola nota da produttore perché... No, vabbè. Allora, considerate che quando io ho chiesto a Lele Moreschi di fare la scenografia di Sister Act, gli ho chiesto: Lele, mi raccomando, devi pensare ad uno spettacolo da tour. Da subito, dal Nazionale, adesso non so se vi ricordate com'era. Mastodonte.
Ecco, quindi mi fanno questo scherzo tutti gli anni, ovvero mi dicono, certo, ti prepariamo uno spettacolo che è proprio agile, lo smonti in 2 ore. E anche, possiamo chiedere anche a Lollo quanto rapidamente smontiamo in genere i nostri spettacoli. Quello di cui mi sono accorto è che in realtà l'allestimento di Milano è sempre diverso rispetto a quello che va in tour, quindi probabilmente ci sarà un... hanno pensato, già senza dirmelo, ad una parte modulare che prevede su Milano comunque una scenografia più imponente e magari qualche piccola rinuncia sulla parte di tour. Beh, comunque è forse il primo spettacolo dove io ho cercato di insistere con lo scenografo di tenere presente che io in tournée non voglio problemi, perché purtroppo il responsabile sono io. Quindi non voglio problemi, quindi deve essere tutto pensato per essere su. Credo che abbia un giorno di premontaggio, ma quello è normale. Come, insomma, aggiungi un posto a tavola, avevo un giorno di premontaggio. E la scenografia è molto semplice, ma neanche poi troppo. Dietro si legge un tendone che si può muovere di questo strano circo, una struttura in metallo a 2 piani, costruita a semicerchio proprio per ricordare il circo, un bellissimo boccascena, bellissimo, e poi marmo di Carrera, marmo di Carrera, e poi ci saranno anche degli appendimenti a mezzo metro di altezza, la sicurezza. Però insomma, poi ci sono, abbiamo inserito, stiamo cercando di inserire molte cose circensi, quindi l'acrobazia, quindi il cerchio aereo piuttosto che il Boeing, come si chiama Boeing, il tappeto elastico, tantissime cose del genere, palle, tessuti, ecco qua. Qualche altra domanda avete? Fa un caldo, eh? Verrà rispettato il cliché di Roxy Bionda e Velma Mora? Sì. Oggi, no, dico, oggi devo vedere le parrucche, ma il cliché verrà rispettato, sì, perché Giulia sta molto bene bionda e Stefania sta molto bene mora, escono più fuori gli occhi verdi. Invece le abbiamo viste molto, molto castà, molto mora. Sì, sì, poi lei è decisamente una bionda. Parrucche a go-go, anche io avrò una parrucca. E costumi anche. No, non c'è una connotazione specifica, è connotato più dal circo che dall'epoca storica. Ovviamente dietro un telefonino gigante, sto scherzando. Il totem. Bene. Altre cose? Beh, se non avete altre domande. Però chiudiamola in una maniera frizzante. Vai! Chiudiamola, una canzone? Chiudiamola con... ce la metteremo tutta per fare uno spettacolo nel tempo, ecco. Non dimenticandoci dell'epoca in cui viviamo. Nervosa, violenta, ma narcisista, ego riferita, egoica, come sono tutti i personaggi di Chicago. Brutti, sporchi e cattivi. Però Brutti, sporchi e cattivi fu un film che ebbe un successo clamoroso, parlava di persone brutte, sporche e cattive. Quindi noi puntiamo a quello. In più nel film, nello spettacolo, c'è sottotraccia il tema del Me Too fortissimo, e quindi è comunque uno spettacolo di un'attualità straordinaria, quindi anche questo ci aiuterà molto. Assolutamente. Bene, vi ringraziamo tanto. Grazie. Grazie. Ciao.
Thank you.